L'inserimento della dorsale adriatica nelle reti europee TENIT rappresenta un risultato importante raggiunto grazie alla sinergia delle regioni su impulso del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. In un incontro con la stampa hanno partecipato a distanza il ministro Enrico Giovannini e i presidenti della regione Puglia, Marche e Molise, Michele Emiliano, Donato Toma e Francesco Acquaroli, investimenti entro il 2030. Finalmente c'è la prospettiva di collegamenti seri, collegamenti di alta capacità e di alta velocità che possano consentire all'Abruzzo di avere le connessioni che servono sia nella direttrice nord-sud sia attraverso anche la portualità nella direttrice est-ovest. L'Abruzzo era escluso dalle reti europee, dai corridoi europei della mobilità. Abbiamo fatto una battaglia, l'abbiamo fatta anche unendo le altre regioni adriatiche a noi vicine che hanno fatto squadra insieme a noi e il Ministero ci ha seguito e questo dimostra anche che siamo stati capaci di presentare una proposta fatta bene, tecnicamente ben argomentata e fondata, oltre che socialmente e politicamente, e il Commissario europeo ha riconosciuto questo nostro diritto. Segnalo che si tratta della più significativa revisione e variazione rispetto a centinaia di proposte arrivate in tutta Italia. Quella che è stata accolta e la più significativa è questa e che fa peraltro con il pandan del riconoscimento del porto di Civitavecchia, che è, diciamo, al capo opposto sul Tirreno di Pescara e di Ortona, che entrano anch'esse nella rete, precostituisce anche le condizioni positive per poter realizzare e far riconoscere anche un collegamento trasversale sul quale stiamo già lavorando e già ci sono importanti investimenti in corso. Quanti sono complessivamente i fondi in ballo e quali sono?